stelle e palme in Campidoglio. Tanti i premiati con le consegne delle benemerenze 2015. Il presidente Riccardo Viola si è detto lieto di dare questo riconoscimento a tecnici e dirigenti che da anni si dedicano con passione al proprio lavoro e che si sono contraddistinti nello sport raggiungendo importanti risultati. Le società sportive vanno avanti grazie al sacrificio dei dirigenti, grazie all'impegno dei tecnici e poi il punto finale sono l'atleta. Oggi noi diciamo grazie a tutti questi personaggi e credo che questo sia molto importante. Davanti a una sala gremita di persone, Cristina Chiuso ha condotto brillantemente la cerimonia. L'ex nuotatrice è stata anche fregiata della stella al merito di bronzo per la carriera da dirigente all'interno del CONI. È un onore essere premiata con la stella al merito del bronzo per la carriera da dirigente che ho cominciato veramente da pochissimi anni. Posso solo ringraziare il presidente Riccardo Viola per avermi dato l'opportunità di fare il delegato e insomma spero di continuare ancora a fare il dirigente per molti anni. Sono 62 in totale i premiati che hanno sfilato in Campidoglio, rappresentando ben 22 federazioni sportive, enti di promozione e discipline associate, calcio, arti marziali, basket, scherma, atletica leggera, pallavolo e tanti altri. Credo che questa sia una giornata molto importante, non solo perché viene premiato presidente territoriale di Roma della pallavolo, ma per quello che la pallavolo su questo territorio fa per le numerose società che operano nei quartieri periferici romani e della provincia. Riconoscimenti anche per la scuola, enti locali e società sportive, partner del CONI Lazio in tante iniziative. Anche quest'anno il premio delle benemerenze ha ripagato l'impegno di tante persone che continueranno a fare del loro meglio per valorizzare lo sport.